tanti anni di assenza, torna il Microsoft X0, un evento importante per la casa di Redmond, tutto incentrato sulle novità Xbox e fissato per sabato 10 e domenica 11 novembre. L'X018 si tiene però in una location particolare. Invece che nella consueta cornice di Toronto, in Canada, Microsoft ha infatti deciso di spostare tutto a Città del Messico. Una scelta per certi versi inaspettata, che evidenzia una nuova strategia comunicativa dettata anche dalle tante novità nella composizione dei team di sviluppo interni. Tanti giochi già confermati come protagonisti. Ci saranno infatti Tom Clancy The Division 2, Crackdown 3, Kingdom Hearts 3, Ori and the Will of the Wisps, oltre a nuovi contenuti per Shadow of the Tomb Raider, State of Decay 2 e Sea of Thieves. Probabile anche la presenza di nuovi DLC per Forza Horizon 4 e della vociferata versione PC di Sunset Overdrive, mentre si aspettano molti nuovi annunci riguardanti la retrocompatibilità estesa con la prima Xbox e il servizio Xbox Game Pass. Sicura invece l'assenza di Halo Infinite e del progetto in sviluppo presso Playground Games, l'action RPG open world che molti identificano con il nuovo Fable. Al contrario, il nuovo Battletoads è un titolo che potrebbe fare la sua prima comparsa in veste ufficiale dopo il brevissimo teaser trailer dell'E3 2018. L'X0 potrebbe essere inoltre il palcoscenico adatto per mostrare qualche titolo di dimensione minore, ma comunque molto atteso dall'utenza Xbox One. Parliamo di progetti come Below, Ashen e Tunic. Tuttavia, uno dei lavori più attesi dai fan è senza dubbio Age of Empires 4, lo strategico in sviluppo presso Ensemble Studios che da qualche tempo è un po' sparito dai radar. Ci aspettiamo poi qualcosa sull'universo di Gears of War, ora diviso in tre progetti distinti: Gears Tactics, Gears Pop e ovviamente Gears 5. Si vociferà anche di un nuovo lavoro di Rare, con il team britannico che potrebbe condividere qualche novità legata a Banjo-Kazooie. Riguardo ai nuovi studi interni, si aspettano grandi novità da Ninja Theory, che dovrebbe essere al lavoro su una nuova proprietà intellettuale chiamata Bleeding Edge. Potrebbe essere il momento per sapere qualcosa di più anche su The Initiative, il nuovo team capitanato da Darrell Gallagher, una delle maggiori menti dietro la serie Tomb Raider. Chissà, magari arriverà anche qualche informazione su Project Scarlet, la nuova Xbox di cui si parla ormai dalle 3. Alcuni rumor insistono ancora sulla possibilità di vedere un nuovo Splinter Cell, il cui ritorno ricorre da tempo nelle voci di corridoio legate a Ubisoft. Praticamente certa, infine, la presentazione della nuova mappa innevata di PUBG, che per celebrare l'evento potrà essere giocato gratuitamente per tutto il fine settimana. Sono tante, insomma, le novità in arrivo. Per non perdervi nulla, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di Multiplayer.it e a seguire insieme a noi la conferenza Microsoft di sabato 10 novembre, che commenteremo sul nostro canale Twitch a partire dalle 21:30.